Buongiorno a tutti, io vi risaluto perché non sono sicura che la parte prima sia stata salvata e tutto. E intanto porta qui non mi pare perché ho dovuto interrompere l'altra volta che stavo filmando e quindi sono rimasta un po' a metà. Allora. Tu hai pestato una cacca probabilmente, qui il cane sta male, mi sembra proprio il momento giusto per giocare a palla e non abbiamo il dolcetto del benessere, no, abbiamo solo questo qui. Non so se si possa acquistare anche al PC. Mannaggia, ok, dopo, anzi, fallo tu. Paga le bollette. E vediamo, 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 vediamo. Dov'è? Dove potrà essere? Ordina. Qui sta la medicina. No, non credo che. No. E allora niente, lo dovremmo portare alla clinica, però ormai è tardino. Quindi. Vieni dentro, questo lo sostituiamo. Poi butti il cibo avariato. Poi mettiti comoda. Poi io volevo fare una cosa. Che. Ah no, questo non mi piace. Questo volevo. Che cavolo? No, basta. Volevo provare a vedere di capire il sesso del bambino, visto che abbiamo qui un medico. Direi che potrebbe essere il caso. E dunque, se io faccio, chiedi di sentire il neonato e chiedi la data prevista e determina il sesso del bambino. Godiamoci un po' questa scena. Anzi, facciamo così perché sennò. Yumbano Pelvin? Bobei! Troppo belli, veramente, sono All quasi that vinegar. emozionata. Brisham! Wapatub! Shermal. Ah, yabahorn. Oh, Pilfinay! Vediamo. L'ho già fatto. Vadish! Un maschietto! Oddio, sì! Ah, so. Un maschietto! Baranga! Che bello, e niente, a questo punto io li porterei a dormire, anzi tu fai così, prendi gli avanzi, tu stai abbastanza bene, magari vai in bagno. Lo so, e poi dai, lo portiamo dal veterinario. Sì. E no, sono troppo contenta, un maschietto. Vi dico la verità, pensavo fosse una femmina, non so perché, però pensavo fosse una femmina. Comunque adesso andiamo alla clinica, possiamo anche andarci insieme e nulla, poi dopo potremmo dare la buona notizia ai due nonni e nulla, vediamo un po' che si fa in questa puntata, speriamo che nasca, dai, ormai ci siamo. Anzi, i nonni potremmo invitarli già dopo. Allora, eccoci qua. Vediamo se qualcuno arriva. Nel frattempo, sì, qui fa abbastanza schifo. Mettiti ad asciugare. Inizia a visitare. Cioè, lo devo visitare io perché è la mia? Non ho capito, forse. Ah, sì, vabbè. Veterinario per un giorno.
calma l'animale. Oddio, guardatelo. Dag? Galico? Sì, diciamo che per queste cose qui Chiara gli ha dato indicazioni, ecco. Absem youth. Grell me Fendura. Gli ha spiegato lei come fare. Poi vabbè, un po' anche lui ne sa, essendo medico. Yabani. Kangaroo. Kwambu. Kiarba. Vabbè, non riesce a fare una diagnosi, non so come fare, biscotto farmaco, però me la dà già buona. Ok, dai. Allora, intanto che siamo qui, fai butta via. E asciuga tutto. Diamo una mano a Chiara, che adesso ovviamente non può venire qui a... Ma ancora sta male. Ma che fa? Dorme? Che succede? Ma però sta bene. Boh, mi sembra che stia bene ora. Niente, mi sa che dovrà venire qui Chiara. Lo visiterà lui. Intanto diventate compagni. Ok. Prova amore. Mi sembra che stia meglio. Vediamo se vomita ancora, ma mi sembrava stesse meglio. Allora, intanto potrebbe fare dei dolcetti del benessere. E lui che ha fatto a sonno, quindi torna a casa, dai, riposati. Non si ferma mai la nostra Chiara, anche col pancione. Mitica. Oh, dove sono? Troppo. Allora, eccoci qui, li ho fatti riposare un po' e nulla, lei è entrata nel terzo trimestre, quindi... Ehi! Cosa combini? Perché non posso sgridarlo? Ecco. Tutti qui, va bene. Vediamo se riesco a metterli nell'asciugatrice ora, se si è sbaggato. Pulisci la vaschetta. Usato e asciutto. No, continuiamo ad avere dei problemi.
Io provo a eliminarle e a ricomprarle perché mi sono un po' stufata. Tra l'altro, ho ripensato al fatto della clinica lavatrice e ho ripensato al fatto della, non mi ricordo più qual era questo, sì, al fatto della clinica e ho pensato che magari prima è meglio rifare qui la la casa e quindi aggiungere una stanzetta in più e per il piccolo in arrivo, adesso che sappiamo che è un maschietto. Direi che mi sembra un buon piano, quindi magari alla fine di questo video, quando il piccolo nasce, vi lascio magari la. Adesso ce la faccio a spiegarmi. Lo speed build, ecco, non mi veniva la parola. Lo speed build della stanza nuova del piccolo e con un po' di rifacimento della casa, tanto direi che sono messi benone. Dag, dag. E nulla, direi che questo è quanto. Quindi adesso aspettiamo che nasca. Io magari continuo a fargli fare le loro cose. Partorisci tra, secondo me, forse in giornata. Vabbè, questi si possono eliminare. Ok, questo che cavolo è? Accumulo di rifiuti, lo buttiamo. E magari potresti fare una telefonata al tuo papà. Chiacchiera. Cos'è che vuole lui? Flirtare. Dunque, allenamento. Dai, si deve rimettere un po' in forma. Adesso arriva un piccolo, ci sarà sempre meno tempo. Lei si è bloccata. Sasha, allora. Va bene. Un buonissimo rapporto anche con lei. No, 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 no. Volevo mandarla in bagno. E poi volevo farle fare il. Anzi, fruga tra le tasche e poi fai il bucato. Che è sempre un'interazione che mi piace molto. Pensavo mi stufasse, devo dirvi la verità, però mi piace. Mi piace. Chi guarda quattro ristoranti sa. Lava il bucato. Poi sì, ti metto un po' a riposare che sei stanca. Bene, dormi un po'. Dunque, lui è contento, sta benone. Prendi gli avanzi. E ci siamo. Dunque, fatemi vedere. Lui oggi è a casa e tra l'altro mi sarebbe piaciuto anche magari fare una giornata al lavoro con lui, ma con Chiara che potrebbe partorire da un momento all'altro. Ma guardate che meraviglia, prende il tombé in autunno, è bellissimo tutto così. Wow, adoro, veramente bello. Ok. Che cavolo ci fa Ira qui? No, 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 no. Abbiamo già avuto abbastanza. Allora, prendi e sposta il bucato nell'asciugatrice. Vediamo se funziona. Asciuga? Sì. Boh, dovrebbe andare bene. Intanto tu potresti farti anche tu un pisolino. Poi direi che possiamo. Ecco, brava Sasha. Direi che possiamo rivedersi direttamente quando è il momento. No, ragazzi, ancora non è nato, però siamo dovuti tornare alla clinica di corsa per Sasha, poverina. Questa volta è toccato a lei. Povera.
Guardate intanto com'è gonfia, cioè Chiara sta praticamente per esplodere. Ha un pancione gigante. Oh, piccola. Oh. Ha la stessa cosa che aveva Golia, se la sono passata. Allora, misura la temperatura, poi controlla la bocca, ispezione pelle, pelo. Non si ferma mai, Chiara, ripeto, fino al giorno del parto. Lei lavora, povera. Calmala. Wasp, Revuda Preb, Yuvina Alfonso. Ok, bocca acquitrinosa super. Terapia, terapia, terapia. Solo il cono. Forse. Ah, intanto Simone è andato al lavoro. Ok. Mi sa di sì. L'unico è questo. E quindi sì, vabbè, questa volta non ce l'abbiamo fatta. Facciamo lavoro a sodo e... no, non posso passare al controllo. E asciuga, dai. Diamo una sistemata. Poi deve andare in bagno, assolutamente. Lo so, fa schifo qua. E poi nulla, ripeto, non so come succe cosa succede se lei partorisce che lui ha lavoro, magari potrebbe essere lui stesso farlo nascere, non ne ho la minima idea, lo scopriremo. Ok, ci siamo, è giunto il momento, partorisce all'ospedale, partecipa. Ah, momento, no, non posso. E ci portiamo la mamma allora. Mi sembra più che giusto. Ok, eccoci arrivati. Dunque, dunque. No, Summer è andata via. Uffa. C'è almeno il nostro marito? No, e allora in che ospedale lavora? Forse l'hanno mandato a fare visite a casa? Mettiamola così. Va bene. E se io faccio la scena anticipo, mi sembra per una buona causa, no? Ok. Lì. Ma che cavolo fa? No, vabbè, non me lo fa fare, va bene lo stesso. E allora ci stiamo noi con te, Chiara, non ti preoccupare che non ti lasciamo sola. Ok, pronti, via. Tanto sappiamo già che è un maschietto e quindi... Speriamo sia brava questa collega. Vediamo, chissà che cosa sarà. Magari si è sbagliata, Simone. È un maschietto, aveva indovinato. Allora, intanto mettiamo già villa
E come nome vi dico la verità, non ci ho ancora pensato. Gabriele mi piace. Dai, andata. Uno solo, vero? Oh sì. È andata, è andata. Oddio, basta anche. Eccola la nostra neomamma Chiara. È bellissima. Guardate che bella, io ne approfitto perché Oh, yes, to me. sono sempre be momenti bellissimi. Ok. Voilà. Possiamo tornare a casa anche noi. Allora, eccoci qui. Dunque, avete visto il mini speed build dove ho rifatto il bagno che potrei anche rimpicciolire perché è venuto fuori grande. Adesso magari
Però è vero che abbiamo gli animali, il bebè, potrebbe anche tornarci utile così grande. Questa è la cameretta del piccolo Gabriele, vi faccio vedere un po'. Qui per ora ci ho messo la culla, l'ho fatta tutta sul verde. Poi quando diventerà bebè sicuramente qualche cos'altro aggiungerò. Poi ho fatto una sorta di corridoio che sicuramente non riusciranno a passare, però me lo dava buono. Comunque un corridoio così su cui si affacciano poi tutte le stanze, no? Questo è il bagno, l'ho fatto così per il lungo. E la camera da letto non è cambiata molto, ho soltanto spostato che ho messo la finestra dietro al letto, mentre prima c'era il quadro, scusatemi le visuali. Poi intanto che c'ero ho anche, olè, adesso entriamo, ok, ho anche cambiato il tavolo da pranzo, perché se invitiamo, hai aggiunto l'arco, se invitiamo ospiti una cosa e l'altra secondo me ci stava. Vediamo subito una cosa, allora, se, vabbè, intanto luci automatiche, tutte le luci, tra l'altro, vabbè, è nero Gabriele, però non fa niente, calma, vediamo un po', tra l'altro visto che c'era anche questo diploma del dottorato, era, e questa la laurea, boh, non lo so, c'è la pianta, non riesce ad andare. Quindi se io la pianta la metto qui, dovrebbe riuscire a passare. Vediamo. Calma. Sì, ci passa. Fai una faccia buffa. E vabbè, lui è qui, però è un po' buggato. Va bene lo stesso. Dunque, chi è che conosce tutti e due i genitori? Summer e Davide, quindi lei. Ma come? No, 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 no. Nutri allatta. Tu, Simone, vabbè, non me lo fa fare. E se io faccio scusate, aiuto. Allora, volevo invitare qui a cena. I nonni. Ho cambiato anche il cestino, ora che ci penso. Ok, è tornato a casa. E festa con cena. Pianificare l'evento, obiettivi, va bene, nessun obiettivo, non c'è problema. Padrone di casa loro, ospiti, Summer e Davide Villa. Casa nostra, sì. Tra l'altro non mi convince del tutto la forma, quindi potrebbe essere che magari quando diventa bambino o altro, magari lo modifico di nuovo, non lo so ancora, ci devo pensare. Asciuga come una furia. Che belli che sono i due neogenitori. Guardate subito. E se non posso, allora fallo tu. Fai vedere a Davide. Enzo. Ruda, Arba. Guardateli i nonni, che carini. Faccio qualche foto, Yes, and our bibbit. Washington. Well, Vish, Abanev. Minze, Lepita. Oh, honey, Rosa. Ok. Allora, le sta preparando.
Allora tu asciuga, coccola e posso, riproviamo. Fai vedere a, forse perché devono stare di fronte, non lo so. Presentazione. Ok, allora volevo buttare un occhio anche ai compleanni tra 3 giorni e tra 9, quindi un po' di più. Ah, allora. Dunque, questo è fish and chips malè vegetariana e tramezzino bialetti vegetariano. Pulisci con vigore e poi chiama a tavola. Queste cene di famiglia sono sempre molto molto carine da vedere e sono contenta che ci siano ancora, che siano riusciti a vedere il loro nipotino. Che emozione! Allora, tu ti sei presentato, ringrazio per la presenza, racconta una storia coinvolgente, comunque sì, fortuna. Esattamente, hanno accelerato un po' i tempi. Ok, ora dorme. Ringrazio per la presenza. Chiedi del cibo e poi magari potrebbe. Ah no, è rotta, va bene. Guarda, aspetta, però prima dobbiamo formare un gruppo. Azioni, forma un gruppo. Ta ta ta. Ok, e guarda cose ancora più strane, sarebbe Stranger Things. Ok. Guarda, c'è anche tu, dai. Guarda il canale attuale insieme. Laurea in biologia, sì. Lui che cosa ha? Sonno. Ok, quando finisce la prima stagionale, poi volevo fargli fare un fichi fichi. E poi diciamo fermarci qui per oggi, magari la prossima volta andiamo da Anna e Martin. Ah, passa già di età, così in 2 giorni, va bene. E poi c'è il compleanno di... Va bene. Giusto per farmi un'idea dei prossimi episodi. Ok, la prima stagionale l'ha vista, vediamo un po'. Superate tutte le aspettative. Wow, è sconvolta. Colpi di scena sono giunti studi incredibili che il protagonista vi tradisce la propria madre in quel modo. Simone non vedo l'ora di svelare tutti i particolari. Ma come? E anche a lei è piaciuta. Rallegra, anzi, intanto che sono ancora tutti e due vestiti. Scatta una foto con Chiara, dai. Che belli che sono. Yes. Ok, allora. Prima stagionale. Ehi. No, 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 Chiara, vai tu che devi correggere il comportamento. Fai una ramanzina. Questo intanto è il certificato di nascita e lo metto lì. L'ho cambiato il cognome, vero? Per un attimo è venuto il dubbio. E asciuga, dai. Sarà dura con i bambini. Ma che... No, non voglio torte. Mamma mia, quanta pazienza. E allora possiamo fare
Così, altre scelte, sciogli il gruppo e poi fai un fichi fichi con Chiara, dai. Ah, oh, cavolo, è stanchissimo. Vabbè. Va bene lo stesso. No, è troppo stanco. È stata una giornata densa di emozioni. Nutrilo. Ah, perché non riesce ad andare? Però anche qui me li dava tutti. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Togliamo questo, vediamo un po' se si riesce stavolta. Questo lo lascio così e vediamo, dai. Ti abbiamo tolto un armadio. Dormi. Forse è per questo che non erano riusciti a fare il fichi fichi, però va bene così. E nulla, io direi che per questa puntata abbiamo già visto tantissimo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!